quando sono con queste ragazze perché mi sento che non sono più limitata, sento che no, sto scambiando la cosa che piace a me di più con altre donne che vengono da posti diversi e tutti abbiamo la stessa idea di non appartenere ad una parte sola, di non avere pregiudizi e di essere libere. Almara è un progetto incredibile che penso vada ben oltre la musica. Cioè, allora, siamo 13 musiciste provenienti da 9 paesi diversi, tutte provenienti più o meno da paesi del Mediterraneo. Siriana e sono in Italia dalla fine del 2011. A Damasco la scuola della musica classica, posso dire un po' recente, il Conservatorio di Damasco fondato nel 91 e io ho cominciato ovviamente il mio percorso musicale lì e poi una volta che ho finito gli studi volevo andare avanti con la musica e sono finita in Italia. Vengo dal Kenya, sì, però come tutti io sono il risultato di tutta la musica che ascolto, che sento, i posti, non solo la musica, però anche le persone, i posti, emozioni. Ultimamente io mi sono un po' messa anche a ricercare le radici storiche di questa musica. Ho scoperto che i primi musicisti nel mondo arabo pre-islamico, quindi fino al, diciamo, all'inizio del Medioevo, erano donne. Erano gli unici musicisti, erano donne. I primi uomini che hanno iniziato a suonare si travestivano da donna. E poi piano piano nei secoli, diciamo, hanno preso un po' più il sopravvento. Per me un progetto del genere rappresenta addirittura quasi un ritorno alle origini, no? Alle radici. Quando ti impegni, quando ti metti dentro la musica, senti piacere. La dignità è quello che, diciamo, che sta insito nel concetto di diversità che non dovrebbe esserci. La dignità è diventare uno e far capire alle persone che non c'è diversità. Credo che siano due concetti che vanno di pari passo e a braccetto, perché la dignità di una donna che viene dal Nord Africa, di una donna che viene dalla Siria, deve essere la stessa mia che vengo dall'Italia, dalla Sicilia. Non è possibile che ci sia una differenza. Deve essere uguale per tutti, lo stesso diritto di poter stare su un palco come ci sto io, ci deve stare la ragazza della Siria. E il rumore, detta così, è sempre associato a un elemento negativo. Però, se lo paragoniamo, cioè se lo pensiamo dentro la musica, sicuramente non è negativo. Cioè, nel senso che ci sono le frequenze che uno può definire strane perché più basse o più che vengono perché sono di percussione, percussione. Allora, che per una persona può essere il rumore, per me può essere il suono più bello del mondo. Io la musica, il suono, i rumori li sento molto fisicamente, diciamo, proprio li sento come vibrazione. Prima è una vibrazione e poi arriva la testa, arriva l'orecchio che riconosce le altezze, ma prima di tutto è vibrazione e quindi è vita. Grazie.